È arrivato luglio e ci sono due certezze assolute. La prima, che fuori dalla finestra, esattamente dall'altra parte del vetro, che vedete qua alle mie spalle, al sole il termometro segna 43 gradi e quindi non posso uscire di casa. La seconda certezza è che il 26 luglio verranno presentati i nuovi Galaxy Fold 5 e Galaxy Flip 5, smartphone molto attesi che in realtà sono stati ampiamente anticipati dai vari rumors, immagini, leak, eccetera, eccetera, e di cui conosciamo praticamente tutto, ad eccezione delle promozioni che ci saranno proprio a livello italiano nel primo mese di lancio. Questo video però non parla dei nuovi smartphone, ma vi invito a registrarvi al nostro canale e a seguirci, perché il 26 sarò proprio in Corea del Sud e vi mostrerò dal vivo i nuovi prodotti che Samsung lancerà. Ma facciamo un passo indietro e torniamo al 2022, perché è esattamente un anno che in tasca abbiamo, gira un po' tra i vari recensori, i vari colleghi in ufficio, Z Flip 4 e Z Fold 4, che ho usato per circa 3 mesi e poi ho lasciato a Luigi Merita, che praticamente lo sta massacrando in tutti i sensi, perché lo usa veramente come se fosse il suo computer portatile quando è fuori, e lui lo usa veramente tantissimo e non in maniera particolarmente attenta, tanto che gli è caduto già diverse volte. E qui partiamo subito a bomba, perché Samsung non solo è leader incontrastata del segmento dei fold, dei pieghevoli, ma è un'azienda che è riuscita in 4 generazioni a realizzare dei prodotti in grado di essere assolutamente paragonabili a smartphone normali per quanto riguarda la durabilità e la robustezza. Questi display pieghevoli, infatti, nonostante appunto un anno di vita alle spalle dei nostri device che abbiamo in redazione, non hanno perso un colpo, o meglio, non hanno nessun tipo di problema, nessun tipo di difetto nella gestione della cornice, e sono infatti perfettamente robusti, come vedete, come se fossero quasi nuovi. C'è una piccola differenza rispetto al prodotto appena scartato dalla scatola, nella morbidezza appunto di questo movimento, ma ciò non va a influire su quanto riesce a stare comunque ancora aperto lo smartphone in tutte le sue angolazioni. Segno che ovviamente la tecnologia sviluppata da Samsung è non solo matura, ma è talmente matura da renderla veramente paragonabile a quella degli smartphone classici, tanto che, come vi dicevo, questi prodotti ci sono caduti. Il Flip meno, perché è più piccolino, quindi si tiene meglio in tasca, ha i suoi vantaggi: quando lo si va a prendere si apre con due mani, quindi tendenzialmente è difficile che possa cadere. Invece il Fold 4, vi assicuro che è caduto a me e a Luigi, è caduto diverse volte, una anche recentemente davanti ai miei occhi, e ho detto vai, sei distrutto. E invece no, qualche graffettino, qualche ammaccatura, ma i display interni e quello esterno sono sempre perfettamente utilizzabili. Ovviamente c'è una pellicola preapplicata e su Flip tendenzialmente fa il suo lavoro, perché previene eventuali piccoli graffi. Su Fold diventa quasi fondamentale, perché avendo la S Pen la pellicolina va a limitare i graffi o comunque i segni che potreste fare andando a premere un po' troppo con enfasi il display, andando a disegnare magari qualcosa o incavolandovi perché vi arriva una mail e dovete per forza modificare qualcosa con la pennetta che non va bene nel lavoro che avete appena consegnato. Samsung quindi ci dimostra che i Fold sono assolutamente degli smartphone adatti all'uso di tutti i giorni, a un uso lavorativo intenso, e non hanno nulla da invidiare a prodotti classici, anzi hanno quei vantaggi che da smartphone possono diventare tablet nel caso del Fold, o da smartphone possono diventare oggetti tascabili a cui prima eravamo sicuramente abituati, perché se vi ricordate intorno agli anni 2000 e 2005 Samsung stessa aveva degli smartphone, dei cellulari, al tempo si chiamavano piccoli piccoli, come le 700,
che erano veramente spettacolari e insomma è un po' ritorno al passato con questi bivalve che oggi sono appunto dei flip in tutti i sensi. Samsung però ci ha anche insegnato che il mercato lo si conquista non soltanto perché sei leader indiscussa, perché non hai competitor almeno in Europa, cioè sì è vero Oppo con il suo flip, però è anche vero che non ci sono concorrenti italiani ed europei per quanto riguarda il Fold. Il Honor con il Magic non ha avuto il successo che magari qualcuno poteva sperare, però col V2 sembra aver imbeccato e imboccato la strada giusta. Ma Samsung appunto ci dice che non basta essere leader per quanto riguarda la costruzione e il mercato, ma bisogna essere anche molto bravi e molto in gamba per quanto riguarda l'esperienza software. E da questo punto di vista, benché nel 2023 finalmente si stiano affacciando dei competitor interessanti, Razor 40 Ultra per esempio è uno di questi che appunto è arrivato a giugno a antagonista del Flip 5, o ancora il Magic V2 che ho appena citato, Oppo con l'Open che arriverà alla fine di agosto, ma è il software che poi fa la differenza e che fa scegliere a un consumatore che si affaccia al mondo dei Fold e dei Flip Samsung rispetto ad altre marche. Per due motivi. Il primo, Samsung garantisce aggiornamenti per 4 anni e addirittura 5 di patch di sicurezza. È un unicum sul mercato perché fondamentalmente soltanto Samsung e Google hanno questa politica di aggiornamenti, tutti gli altri sono un pochino più conservativi nonostante i miglioramenti appunto fatti nel corso degli anni. Il secondo motivo è che il software di Samsung riesce ad essere talmente personalizzato e talmente studiato da rendere l'esperienza su Flip molto gradevole e comunque sensata anche in utilizzo piegato o comunque sia in utilizzo di chiuso, no? Perché nonostante il display piccolino del Flip 4 si riesce comunque ad avere un'esperienza, diciamo, di visione esterna senza doverla aprire. Col Flip 5 ci aspettiamo dei passi avanti enormi, soprattutto lato display esterno e quindi software. Ma è sul Fold 4 e sulla gamma Fold che Samsung mette il carico da 90 e lo fa con un software che è talmente ben caratterizzato, studiato e realizzato con cura da creare un gap talmente enorme con qualsiasi competitor che anche se a livello hardware magari non è lo smartphone più sottile, non è lo smartphone più bello, non è lo smartphone con le fotocamere migliori o ancora con la batteria più capiente, ecco che il software annichilisce tutto e rende il Fold 4 e poi renderà il Fold 5 probabilmente ancora gli smartphone Fold e i Fold che diventano tablet di riferimento. In quest'anno di utilizzo vi posso assicurare che l'esperienza che si ha con i Fold, quindi da aperti, da smartphone che diventa tablet, è qualcosa di veramente appagante, che nell'utilizzo quotidiano dà quella soddisfazione che difficilmente un prodotto mobile riesce ad offrire in modo uguale. Non solo un multitasking estremamente efficiente, ma anche una interazione con la UI che permette la divisione in due finestre, tre finestre, spostamento dei file, gestione delle stesse applicazioni con una libertà totale che va a superare quelle che sono anche i limiti strutturali di Android stesso, pensato da Google. È come dire un sistema operativo che va oltre i confini di Android e di fatto vi permette di fare qualunque cosa, non solo ovviamente direttamente sullo smartphone, ma con la modalità DeX e anche DeX Wireless oggi i Fold possono realmente essere utilizzati al posto di un portatile, con la pennetta andare a firmare documenti. Noi per esempio firmiamo tantissimi NDA, ovvero file che ci permettono di avere informazioni anticipatamente rispetto a quelle che vi arrivano a voi, quindi noi dobbiamo mantenere il segreto, e quindi con i Fold noi siamo trovati benissimo, Luigi si trova benissimo, proprio anche per queste piccole caratteristiche. Vero è che c'è comunque un compromesso da fare ed è quello della portabilità, della maneggevolezza, dello spessore,
e sui Fold e probabilmente anche su Fold 5 ancora c'è il gap della pennetta che non è integrata all'interno della scocca come su S23 Ultra, ma è esterna e quindi è necessario portarsi dietro, diciamo così, una cover aggiuntiva che chiaramente non aiuta a rendere il prodotto sottile e portatile. Quindi a distanza di un anno, sebbene ci siano tanti nuovi competitor che finalmente sono arrivati anche in Europa, Samsung può dormire sonni tranquilli con il suo Z Fold 5 e Z Flip 5. Se da un lato lo Z Flip probabilmente sarà il prodotto di punta, o meglio quello su cui andare a vedere i miglioramenti più significativi e dove troveremo maggiori differenze, sul Fold 5 sicuramente l'esperienza software sarà quella su cui dovremo andare a concentrarci. Si spera però che nel 2024, quindi l'anno prossimo, Samsung possa trovare nei competitor quello stimolo per poter creare un design finalmente diverso per la gamma Fold, perché è un pochino ormai vecchio, è rimasto abbastanza invariato con qualche piccolo miglioramento a livello di costruzione e ovviamente materiali, ma fondamentalmente parliamo sempre dello stesso aspetto di forma. La speranza è che nel 2024 Samsung possa portare più Fold in commercio, magari economici, magari più piccoli, magari diversi. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, se utilizzate Flip e Fold da quando sono usciti e come vi state trovando, insomma. Interessati ai Flip 5? Iscrivetevi, mi raccomando, il 26 di luglio, tutte le anteprime. Ciao da Nicolò!